mamma Nick. Eccolo il cippo, è quello. Guarda. Ma dai, è vero, a sorpresa così. Ciao amici, bentrovati in questo nuovo video di Apuane in Amaca. Oggi siamo diretti in un posto particolare, abbiamo i nostri passaporti con noi. Sì. Perché stiamo andando a cercare il confine storico tra Massa e Carrara, chiaramente passando attraverso tutti i sentieri. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate il campanaccio delle notifiche e cercate giù in descrizione dove trovate il link alla newsletter per ricevere la descrizione di questo percorso. E poi ci sono anche le maglie in vendita, quindi se volete le maglie scriveteci. Abbiamo lasciato la macchina sotto le piane appunto del Vergheto e siamo a località Pianello, così chiamata. Raggiungiamo adesso le case del Vergheto, vi raccontiamo un pochettino la loro storia e poi proseguiamo. Siamo arrivati e ci siamo già fermati, dopo poco, alle case del Vergheto. Questa non è una novità per chi ci segue da più tempo, siamo già passati qua da questo alpeggio, ormai diverso tempo fa, quando siamo andati a visitare per Apuane abbandonate le vecchie case delle cave sul retro del Monte Sacro. Trovate il video qua sopra di me, basta cliccare sulla i. Ma adesso ci siamo fermati per raccontarvi un po' meglio la storia di questo alpeggio al confine tra la Valle di Forno e la Valle di Colonnata. Le case si trovano interamente in territorio carrarese, quindi molto probabilmente queste case venivano utilizzate dai pastori di Colonnata come appunto alpeggio. Oggi molte di queste case sono abbandonate, mentre alcune sono state ristrutturate e vengono abitate nei mesi estivi, un po' in villeggiatura. Il nome di questo alpeggio, Vergheto, deriva dal latino virgetum, che significa piantonaio, ovvero un luogo dove venivano piantate delle piante innestate per favorire lo sviluppo fino a metterle a dimora. In questo borgo vi è stato anche, con una storia breve e anche un po' sfortunata, un rifugio privato che si chiamava Monte Sacro, ma in qualche modo legato alle sorti del Parco delle Alpi Apuane. Chiaramente il nome del rifugio viene dato anche grazie alla magnifica vista che qui dal Vergheto si ha sul Monte Sacro, sullo Spallone e in generale su tutte le Alpi Apuane, perché questo è un punto veramente molto panoramico ed è un punto molto frequentato anche da chi vuole passare una notte in campeggio qua sulle Alpi Apuane. Quindi Vergheto è un po' un punto di ritrovo anche per i giovani, e lo è sempre stato storicamente, sia per i giovani e le giovani abitanti di Forno che quelle di Colonnata. Questo era il punto di ritrovo per venire a passare una serata diversa e a ballare un po' come vi raccontavamo al puntato. Ora noi proseguiamo il nostro cammino diretti al confine storico tra Massa e Carrara, però prima, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate il campanaccio delle notifiche. Siamo ripartiti dopo circa una mezz'oretta di riprese varie e è arrivato anche per me il momento della colazione. Bivio, salendo si va verso Foce Luccica, dove siamo già stati, Nick. Esatto, mentre noi teniamo la sinistra. Abbiamo deciso di prendere il sentiero che va verso Cima Duomo, perché il cippo si troverebbe in realtà vicino a Foce Luccica. Però per prenderla un pochettino più larga e fare un'escursione un po' più completa, passiamo dal sentiero che va verso Cima Duomo, ci ricolleghiamo alla lista del Padre Nostro, che saliamo e poi da lì verso Foce Luccica. Siamo su un sentierino un pochettino sporco, probabilmente non ci passano troppissimi di qua. Poi vabbè, è vero anche che è luglio. No, questa felciaia, cioè c'è da passare in mezzo a sta roba qua? Qui sì. Ma quando usciamo c'è l'entrata dell'inferno di Dante. E forse ci siamo anche già passati. Giù.
siamo arrivati al bivio che sale per la lizza del Padre Nostro. Non si vede benissimo, però seguiamo la traccia e niente, si sale di qua. Sentiero molto panoramico e molto bello da un lato. Da un lato. Dall'altro abbiamo questa situazione. Giudicate voi. Eccoci che saliamo sulla lizza del Padre Nostro. Non ci eravamo mai stati su questa lizza del Padre Nostro e... ma particolare direi, anche perché si passa praticamente con la testa sotto la roccia. Siamo al bivio tra la lizza del Padre Nostro, il sentiero dei Vallini e il sentiero della Verzolina, la lizza della Verzolina. E ora possiamo dire anche che noi in realtà abbiamo visto che il sentiero da fare, se così si vuol dire, nel senso il sito a cui noi ci affidiamo, Escursioni Apuane, vi consigliamo chiaramente di guardarli, i sentieri da lì, perché sono, ce ne sono molti, sono scritti bene, c'è la descrizione di tutto il tragitto, e ci dava un sentiero che avrebbe fatto questa... Non è una lizza, è un monte che sale dritto e ci passava la gente. C'era scritto che bisognava usare le mani, cioè nonostante non si è esposta, però bisognava usare le mani, salire con pendenze oltre il 100%, non ci sembrava cosa, ecco, quindi... Abbiamo optato per un'opzione più semplice e meno impegnativa. Che già così si suda, eh. Allora, siamo sul sentiero 172 dei Vallini, che è quello che si incrocia salendo sul Monte Sagro, passando da Campo Cecina. Sopra le nostre teste trovate la I con il video di quando siamo andati in vetta al Monte Sagro, dove abbiamo attaccato l'amaca, sì, con un tramonto molto, molto bello, e dove appunto alla foce della Fagiola si incrociava il sentiero dei Vallini, che riporta verso Foce Luccica, ma che noi lasciamo subito perché sulla sinistra si stacca una traccia che ci porterà al Cippo, che segnava il confine tra i territori di Massa e di Carrara. Lì c'è un piccolo metto, vi consigliamo chiaramente di magari avere una traccia GPS, perché la traccia si vede e non si vede. Quindi ci sono con tanti la traccia... ravanieti, fare attenzione, mi raccomando. E se volete un aiuto da parte nostra, in descrizione trovate il link con la newsletter, dove ci saranno il link, oltre che alla descrizione del percorso, anche alla nostra traccia. Però chiaramente non affidatevi soltanto a noi, certo, cercate più informazioni possibili, perché comunque più sicuri si è, meglio è. Un ometto davanti a noi ci indica che siamo sul sentiero giusto. Guardate qua che vista, che roba, oh mamma Nick, oh guarda chi c'è, guarda chi c'è, oh la nostra amica Casa Pisani, eccolo il Cippo, è quello, guarda. Ma davvero? A sorpresa così? Che figa questo! Ma... ah sì, c'è una M? È la C, la vedo io. La vedi la C? C'è una M? Wow! La C è di qua, immagino. Eccola qui la C. Sono seduto qua in quello che è il confine, non si sa, perché questo Cippo è stato ritrovato da un signore, insomma da una persona che l'ha posizionato qua. La storia di Massa e Carrara incomincia ad avvinghiarsi l'una con l'altra solo nel 1473, quando Giacomo di Malaspina acquistò da signore genovese la signoria di Carrara, appunto, e i castelli della Moneta e della Venza, di fatto creando il Marchesato di Massa e la signoria di Carrara. Sia io che Mauro siamo due massesi puro sangue, e nell'affrontare questo sentiero ci siamo divertiti un po' a cadere in quei luoghi comuni che fanno parte di Massa Carrara. Mi viene in mente la faida, sentitissima, e attenzione a quello che dite nei commenti, delle torte di riso, perché chiaramente c'è questa disputa: qual è la vera torta di riso? Quella che si fa a Massa al Morteto o quella che si fa a Carrara? Se lo chiedi a me, a Mauro, quella di Massa senza alcun tipo di dubbio. E noi oggi ci abbiamo scherzato un po' su. Mauro si era portato il passaporto. Io, per sicurezza, il passaporto quando vado a Carrara me lo porto. Ma poi parla lui, che ha giocato una vita nell'Audax. Alt! Un fiorino. Un fiorino? Un fiorino. Un fiorino.
Ah, cavolo, l'acqua. Alt! Un fiorino. Ma sono appena passato. Andiamo in sto fiorino. Alt! Di nuovo. Un fiorino. Ah, escursione finita, Nick. Beh, è stata un'escursione anche abbastanza veloce, direi. Sì, vero. 3 ore e 50 di cammino con le nostre pause, quindi per chi la volesse ripercorrere in una mattinata, sì, soprattutto se venite in questi tempi, fa parecchio caldo, però fortunatamente il percorso è abbastanza all'ombra, tolta la lizza. L'escursione di oggi finisce qua, Nick vi saluta dall'amaca, super chill, e nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, però non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare il campanaccio e di guardare in descrizione dove potete trovare tutti i nostri social e la newsletter. Alla prossima, ciao! Ciao.